La tromba è uno strumento difficile e molti trombettisti hanno un rapporto di amore e odio con il loro strumento, e tu non fai eccezione, credo. Anzi, io ho un rapporto di odio, E basta. e ogni tanto di amore. Abbiamo incontrato Enrico Rava, ci ha raccontato del jazz delle origini, del suo rapporto con l'Italia, del nuovo jazz e del suono dell'anima, della sua passione per la scrittura e della sua esperienza in Argentina, a Buenos Aires. C'è stato un senso veramente di dove ognuno ha pensato che finalmente erano arrivati i giorni felici, che potevano, si poteva materializzare qualunque cosa. Per cui era incredibile girare per la città, tutti che facevano progetti di teatro, di concerti. Pigliava il taxista ti diceva che stava per pubblicare un libro, poeti, dovunque uno andasse, musicisti di tango strepitosi, cioè c'era proprio una vita che ho visto raramente nel mondo, ma è durato poco purtroppo, comunque infatti per quello che ho nostalgia di quei pochi anni. Comunque il jazz è nato a New Orleans, ma a New Orleans, alla fine dell'Ottocento, ai primi Novecento, c'era addirittura una linea marittima diretta Palermo-New Orleans. New Orleans era piena di siciliani e di italiani, ma di siciliani in particolare, di tedeschi, di francesi, per una città che ha avuto, no? Quindi c'erano anche i creoli. Quindi questa musica che è nata alla fine dell'Ottocento, Novecento, ha dentro le proprie radici un ricordo dell'Africa, questo di sicuro, ma un vago ricordo, perché gli inglesi avevano vietato agli schiavi sia di suonare la propria musica che di adorare i propri idoli. Quindi questa cosa del tempo, del tipo di ritmo, era una cosa vaga che si unisce alla musica francese da salotto, alla musica sacra inglese, all'opera italiana. Armstrong, per esempio, è stato influenzatissimo dall'opera per come suona certe ballate, per dire. E poi è il risultato di quelli che amiamo, per cui io amavo così tanto Fix Beiderbecke, o a parte Armstrong, quello non si discute neanche, ma Miles Davis, Chet Baker. Quindi quel suono loro, questo suono un po' scuro così, è quello che mi ha appassionato ancora prima di suonare lo strumento. Quindi evidentemente l'ho assorbito in qualche modo, e non è che ho copiato il loro suono, ma è in quel tipo di suono. Ecco, il jazz nuovo che stanno facendo i giovanissimi americani, tipo 21, 22, 23 anni, se, per quanto mi riguarda, tende ad essere molto cerebrale, molto difficile da suonare, tanto che cioè, non sarei mai capace, e anche da ascoltare, cioè è una cosa che non mi emoziona. Detto ciò, io ho un'ammirazione sconfinata per questi giovani musicisti, perché sono tecnicamente, teoricamente, tutti armonicamente sono a dei livelli pazzeschi, perché nel frattempo è cresciuto enormemente la tecnica negli strumenti. Se uno guarda la tecnica di Marsalis, per esempio, lui ha portato lo strumento dal punto di vista tecnico così avanti che poi da quel momento lì in poi tutti i giovani trombettisti hanno dovuto fare i conti con questa cosa, che è lo stesso che era successo con Armstrong, poi con Roy Eldridge. Infatti, grazie a questa evoluzione di Roy Eldridge è nato poi Gillespie, che ha portato la tromba nella stratosfera, eccetera, eccetera.
ho avuto delle esperienze veramente importanti, divertenti, emozionanti, eccetera, eccetera. Però anche non mi va tanto di raccontare di me, vorrei parlare di altre cose, non so bene come metterla, ma lo voglio fare perché mi piace proprio tanto. Grazie, ascolteremo e leggeremo. Grazie. Benissimo. Enrico. Ciao. Grazie. Piacere. Ciao.